Allora, sollevare tutti quei libri è stato sicuramente brutto per la mia schiena. Ho ricevuto tanti libri a Natale. Allora, alcune di queste cose li avete viste nei Vlogmas, altre invece no. Quindi vi mostro i libri che ho ricevuto. Primo fra tutti ho ricevuto The Tea Dragon Festival di Cathy O'Neill. Io me l'aspettavo sicuramente più piccolo rispetto a questo perché è enorme. Però non vedo l'ora di rileggerlo in edizione fisica, cioè dove posso tenerlo. Devo soltanto comprarmi The Tea Dragon Society, che è il primo, perché quello è l'unico che per il momento non possiedo. E voi direte, l'unico? Ma ci hai fatto vedere soltanto Festival. E c'ho anche Aquicorn Cove, sempre di Cathy O'Neill. E questo qui è minuscolo, no? Cioè, se li mettiamo vicini. Si vede la differenza. E non capisco perché hanno fatto queste differenze così, probabilmente perché le pagine fatte da lei erano più piccole, oppure hanno deciso di farli tutti quanti nello. Non lo so. Cioè, più che altro la casa editrice è la stessa che Oni Press, quindi non lo so. Però sono meravigliosi e non vedo l'ora. Non vedo l'ora di. Cioè, piangere probabilmente. Se non sapete di che cosa sta parlando, per quanto riguarda The Tea Dragon, sia Society che Festival, più Society che Festival, però comunque, ci sono questi draghi. Questi draghi hanno delle foglie da tè che gli crescono sopra. Se tu prendi queste foglie da tè, puoi farti il tè, no? Però ci cioè, sono delle cose meravigliose. Ognuno di questi draghi ha la sua descrizione, cioè quanto è alto, dove lo trovi, e sono le cose più dolci che io abbia mai visto. La maggior parte dei personaggi sono personaggi che magari hanno delle disabilità, o che non sono bianchi, hanno diverse etnie, cioè è bello, è bello, è bello. E quello di cui parla è assolutamente. Ti scalda il cuoricino, parla di empatia, parla di accettazione. Per quanto riguarda Aquicorn Cove, io non so. Credo che siano semplicemente dei draghi marini e che quindi non hanno delle foglie, ma che ci siano altre cose in mezzo. Io questo non l'ho ancora letto, non so niente e voglio leggerlo senza sapere niente. Quindi non leggerò nemmeno niente per cercare di spiegarlo a voi. Poi, sempre in ordine di grandezza, a quanto pare, mi hanno regalato il quarto libro di Harry Potter nell'edizione illustrata. Questo qui ovviamente è il Calice di Fuoco. Ed è meravigliosa. Non vedo l'ora di leggerlo in questa edizione, ma già dagli ultimi anni ho notato che non sto riuscendo a rileggerli, ma li sfoglio soltanto per vedere le illustrazioni. Non so perché non li sto riuscendo a rileggere, però, per esempio, guardate che bella pasta. Non so perché non mi viene voglia di leggerli. Mi hanno regalato anche la nuova edizione dell'Ombra del Vento, con tutte quante le foto di Barcellona e cose belle. Io questa qui l'ho regalata alla mia migliore amica e me ne è arrivata una anche a me, va bene lo stesso. A questo punto ho tre diverse edizioni dell'Ombra del Vento, perché ho questa, che è l'ultima ovviamente che è arrivata ed è meravigliosa. E spero che facciano tutta la serie così, perché avere solo questo ti odio, no? Poi ho la prima edizione che era uscita in paperback della Oscar Mondadori e poi ho anche l'edizione sempre in brossura spagnola che me l'ha regalata la mia professoressa di spagnolo delle superiori con la dedica scritta da lei e non la merito. Luca mi ha regalato questo che è The Bone Witch di Rin Ciupecco, questo qui è il primo libro di una serie. Questa qui è la storia di, a quanto pare ci sono delle streghe nella famiglia della protagonista e tutte quante hanno un dono diverso. La nostra protagonista ha il dono di risollevare i morti, cioè una negromante. Quello che ho capito, lei per errore risolleva dai morti il fratello e poi tipo deve andare ad allenarsi con un'altra negromante per imparare a usare i suoi poteri. Non vedo l'ora. E più che altro, a me piace la copertina. Cioè,
ci resta da fare. È una copertina meravigliosa, cioè guarda come luccica. Guarda come luccica, guarda come luccica. Poi, sono felicissima, mi è stata regalata tutta la trilogia di Daughter of Smoke and Bone. Non vedo l'ora. Allora, questo qui l'ho letto l'anno scorso ed è... cioè, è bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. E quindi non vedo l'ora di leggere il secondo e il terzo. Il secondo è questo, che ho iniziato ad ascoltare in audiobook, ma non sono ancora andata avanti, quindi mi piace il fatto di averlo fisico. E si chiama Days of Blood and Starlight, mentre il terzo è questo, Dreams of Gods and Monsters. Non... allora, mi pare che tutti i libri di Lainey Taylor sono editi in Italia, quindi volendo, fateci un pensierino, perché questo è molto bello. Voglio finire questa trilogia prima di leggere la duologia di Strange the Dreamer, anche perché ci sono delle copertine che mi piacciono di quelli, ma sono introvabili e io 300 euro per uno dei due non lo pago su eBay, quindi... va bene. Poi mi è stato regalato Bird and Girl di Penelope Douglas e non so ancora chi me l'ha regalato perché nessuno si è fatto avanti a dirmi, sono stata io. E quindi grazie ancora per chi me l'ha mandato, però... cioè grazie, però non so chi me l'ha mandato. Questa storia è bellissima. È la storia di questa ragazza che per motivi X deve trasferirsi a casa del fidanzato con il fidanzato. Perché sono stati buttati fuori dalla casa. La sera del suo compleanno lei va al cinema da sola perché il fidanzato le ha dato buca e lì al cinema fa amicizia con questo tipo. Questo tipo è il padre del fidanzato ed è tutto quanto molto particolare quando loro vivono tutti insieme. Ultimo libro che mi è stato regalato è Fixer Up di Tessa Bailey e l'ho già riletto, cioè porca puttana che bello che è. La storia di lui, non mi ricordo come si chiama. Allora, lei è Georgie, lui è Travis, non so perché l'ho detto così, non so perché mi è venuto fuori così. Comunque, Georgie è la più piccola di questa famiglia che ha un'agenzia di costruzioni, come si dice, cioè ha questo studio di costruzioni e di decorazioni di interni, cose di questo tipo. Lei è la più piccola e tutti quanti la trattano come una bambina, come se non fosse mai cresciuta, e lei fa il clown alle feste dei bambini e ha come sogno quello di crearsi un'azienda intorno al fatto di fare il clown. Travis invece è un giocatore di baseball che ha avuto un incidente, cioè si è fatto male alla spalla e per questo non può più giocare. È in depressione veramente forte per il fatto di non poter più giocare quando lui ha tipo quanti? 23, 24, 25 anni, cioè era appena iniziata la sua carriera nel baseball e il fatto di non poter fare quello che si era posto l'ha mandato in depressione, e lui è il miglior amico del fratello di lei. Deve uscire il secondo di questa serie e l'ho già preordinato e spero che arrivi presto e spero soprattutto che sia della stessa misura. Io ho tirato fuori, ok? L'ho misurato questo, ho guardato le misure di quello, ho guardato l'editore, ho guardato tutto, in teoria dovrebbero essere della stessa misura. Se non sono della stessa misura, io non so che cosa fare, gente, non so che cosa fare! Questi erano tutti quanti i libri che mi sono stati regalati per Natale, fatemi sapere che cosa hanno regalato a voi. Fatemi sapere anche quale secondo voi dovrei iniziare prima di quelli che non ho ancora letto. Spero che siate tutti quanti bene e ci vediamo al prossimo video.